Buongiorno a tutti, benvenuti all'evento Editoria per ragazzi alle porte della fantasia con Maria Grazia Mazzitelli, Roberto Piumini e Roberto Cicala. L'evento è organizzato da Edizioni Santa Caterina del Master in Professioni e Prodotti dell'Editoria, promosso dal Collegio Universitario Santa Caterina e dall'Università di Pavia e fa parte dell'edizione online di Books 2020. Il Laboratorio Formentini per l'Editoria è uno spazio rivolto alla valorizzazione del lavoro editoriale. Anche quest'anno ospita un ricco palinsesto di appuntamenti dedicati ai mestieri del libro che potrete seguire per tutto il fine settimana sulla nostra pagina Facebook. Lascio la parola a Giovanna Torre, quindi rettrice del Collegio Santa Caterina e coordinatrice del Master, e vi auguro una buona visione. Grazie. Grazie per la parola. Il mio intervento è solo un saluto iniziale come responsabile del Master in Professioni e Prodotti dell'Editoria del Collegio Santa Caterina insieme all'Università di Pavia e come responsabile delle edizioni Santa Caterina. Siamo arrivati al 13° volume di questa lunga e bella storia di editoria a Pavia in cui abbiamo incontrato tanti grandi professionisti che nel frattempo sono diventati amici. E quindi anche se in modalità a distanza, ringrazio per l'ospitalità il Laboratorio Formentini, ma ringrazio l'amica Maria Grazia Mazzitelli per aver dato un ulteriore gesto di amicizia e di collaborazione con il nostro master. Ringrazio Roberto Piumini per non solo aver dato un contributo importante al libro, ma per aver fatto andare a pieni giri la fabbrica della fantasia di tante generazioni di giovani, prima ragazzi e adesso anche appassionati di editoria. E ringrazio Roberto Cicala con tutti gli altri docenti che in questo anno difficile hanno dato ancora di più prova della loro maestria e della loro volontà di trasmettere la passione editoriale a questi ragazzi che purtroppo abbiamo conosciuto fisicamente per solo una settimana, ma che sono stati connessi con Giulia Antoniotti, responsabile della nostra segreteria organizzativa, che è riuscita a condurre in porto anche questa edizione del master. E stando alla lettura del libro, grazie alla collaborazione dei docenti, con degli ottimi risultati. Quindi la parola subito a Roberto Cicala, in quanto coordinatore e supervisore del lavoro editoriale, e a lui la possibilità di far parlare anche i nostri, soprattutto i nostri studenti, in dialogo con chi di questa professione è davvero maestro. Quindi, grazie ancora a tutti. Roberto Cicala, a te la parola. Grazie, grazie alla rettrice, grazie anche alla sua passione con cui sostiene e promuove la formazione di nuovi professionisti dell'editoria, con il supporto tra l'altro di Giulia Antoniotti in segreteria, e con questo libro annuale che è unico nel suo genere, un libro che nasce dagli studenti e diventa qualcosa di particolare. Siamo al 13°, come è stato detto, dei quaderni del Master di Editoria, questi libri di libri, li chiamiamo così, che ci fanno guardare sempre dietro le quinte della filiera editoriale. Ecco, il titolo La fabbrica della fantasia è ben spiegato nella premessa dei giovani autori che proprio scrivono: la fantasia non si fabbrica, non si costruisce, piuttosto nasce, scorre, di solito vola. Di certo non si fabbrica, chi ha mai detto una cosa simile? E aggiungono: la fantasia appartiene a tutti. E a tutti riesce a parlare, ma per farlo ha bisogno di una ben oliata catena di montaggio. Ecco, questa idea della catena di montaggio dei meccanismi dell'editoria, proprio per capire dietro le quinte dei libri, sta alla base del filo rosso di questo libro, che si apre con due versi di Gianni Rodari in questo anno centenario per lui. Quando Rodari scrive: "I miei libri sanno a memoria qualsiasi storia." È una formula che riteniamo sempre valida, con cui si può sostenere la forza dell'editoria per l'infanzia. In effetti serve anche fantasia, dopo sanità, dopo economia, per superare la crisi nera di questi mesi della pandemia. E proprio i piccoli lettori si sta aggrappando parte del mercato dei libri per arginare un'emorragia di vendite. Dopotutto, già nelle ultime stagioni, il settore editoriale, non dimentichiamolo, pur abituato a una difficoltà cronica in un paese dove metà della popolazione non legge, ha visto gli scaffali per ragazzi e ragazze tra i pochi a mantenere un segno positivo nelle statistiche, al primo posto sempre per l'export di diritti,
e al secondo per fatturato della varia nell'anno precedente l'emergenza del Covid-19. Ecco, ora è necessario fare il punto della situazione e avviene proprio in questo libro, La fabbrica della fantasia. Vivace fino dalla copertina disegnata da Maria Todesco e che comprende sette sezioni, tanti quanti le fasi, i ruoli affrontati, dall'autore all'illustratore, dalle traduzioni ai generi tra arte, scienza, horror, fantasy, silent book, e dalla mediazione in casa editrice ai libri sempre più liquidi, ben oltre la carta, e quindi dalle fiabe sonore di un tempo al web, al social, al crowdfunding, delle storie della buonanotte per bambini e ribelli, fino ad arrivare poi al lettore, perché l'arco poi è teso dall'autore al lettore, quindi librerie e biblioteche. Allora ne parliamo con gli autori, con i giovani autori, ma iniziamo con due addetti ai lavori, Maria Grazia Mazzitelli e Roberto Piumini, che ringraziamo per essere oggi con noi. Maria Grazia Mazzitelli è direttore editoriale di Salani e con lei è stata pubblicata la saga di Harry Potter, per fare un solo esempio tra le tante belle cose che fa all'interno di un catalogo che lei cura con grande attenzione, con grande sensibilità. Ecco, nel libro La fabbrica della fantasia, Anna Mazza ha intervistato anche lei per parlare delle favole ecologiche di Sepúlveda e lei ha fornito spunti ad Anna Bagliana per il saggio su Harry Potter e Disney, dal libro al film e dal film al libro. Ora, è interessante avere da Maria Grazia Mazzitelli il polso della situazione dell'editoria per ragazzi, anche in relazione alla situazione Covid, per quanto si può. Ringraziandola per essere con noi, le lascio la parola quindi con questa domanda. Come sta, quanto a salute, l'editoria per i lettori più piccoli? Allora, buongiorno a tutti, grazie come sempre a tutti, in particolare alla rettrice che è veramente una persona oramai per me di famiglia. Ma perché proprio ci siamo conosciuti e condividiamo questa grandissima passione per i libri e per il passare la conoscenza, direi, agli altri. Prima di tutto, cioè prima di parlare di come sta il mercato, però io volevo fare i complimenti a questa squadra formidabile di ragazzi che questa volta ha messo in piedi un libro, ma non perché io conosca meglio questo argomento piuttosto che la letteratura per adulti, ma perché traspare da questi interventi una passione, cioè hanno lavorato con una passione formidabile, tutti, dico tutti, sia negli interventi, diciamo, che conoscevo meglio perché erano legati alla Salani, ho sempre imparato qualcosa. In altri argomenti, per altri argomenti, ho imparato tantissimo, ho già, ve lo dico chiaramente, passato in qualche modo la notizia a tutte le persone che lavorano in Salani e anche fuori, che erano nominate per dire: guardate che è un libro bellissimo, leggetelo. Quindi potrei dire, direttore editoriale, potrei assumere, insomma, far lavorare in Salani se potessi tutti quanti, proprio perché ognuno di loro è riuscito a affrontare un aspetto, cioè quello che non so come poi se avevano deciso loro di parlare di quell'aspetto lì dell'editoria per ragazzi, oppure era un compito, ma è stato svolto magnificamente. Cito perché sono le prime due cose che mi vengono in mente, il pezzo sulle fiabe sonore che mi hanno riportato alla mia infanzia e a capire adesso da grande certi meccanismi. Cito il rapporto Quentin Blake-Dahl, che era difficile da enucleare in quella maniera. Ma ripeto, in tutti quanti ho trovato del materiale utilissimo a me che in questo settore sono oramai da tanti anni. Sono
Situazione del mercato non facile, ma che cosa posso dire? L'anno peggiore della nostra vita? Sì, cioè non c'è bisogno neanche di parlare di editoria. Se siamo qui e ci siamo tutti abituati a questa vita virtuale e a fare queste riunioni assurde, nel senso che la bellezza degli incontri, io ricordo tutte le volte in cui sono venuta a parlare a Pavia, la bellezza di vedere i volti e gli sguardi di tutti quanti. Cosa posso dire? Cosa posso dire di lavorare sempre via Zoom? Una follia, cioè una cosa bruttissima, ma sicuramente che cosa dobbiamo fare? Ci sono problemi nei paesi, anzi a livello mondiale, più grandi forse, del restringimento dei vari settori. Però all'interno di questo settore e di questa filiera editoriale e in un paese come l'Italia, nonostante la chiusura delle librerie e lo strazio che ricordo i giorni all'inizio di marzo abbiamo vissuto, quando uno non si capiva neanche se potevamo stare in ufficio, dovevamo scappare a casa. Ecco, dopo la chiusura delle librerie, la ripresa lenta, il nostro lavoro di continuo cambiamento dei programmi editoriali, proprio perché avete studiato che una casa editrice all'interno di un processo, di una filiera editoriale, quindi anche noi eravamo un tassello che doveva in continuazione cambiare i programmi, perché non c'era altra maniera. Dovevamo essere lì e capire se si riapriva, se non si riapriva, cosa continuava, conveniva spostare. E come avete visto, per esempio, l'affollamento dei titoli in uscita in autunno è assolutamente figlio di questa situazione fuori dall'ordinario di quest'anno. Eppure, nonostante tutto, l'editoria per ragazzi ha tenuto e sta ancora una volta salvando l'editoria in generale. E non solo a livello italiano, vi dico, anche a livello internazionale. Leggevo giorni fa dei report americani e inglesi e la situazione è generalizzata. In un momento in cui GFK ci dice che il mercato a valore di copertina in generale segna un meno 4,6, i ragazzi sempre a valore di copertina segnano un meno 0,7. E Natale si avvicina, che come sapete è il periodo in cui si vendono di più libri per ragazzi, perché sono strenne, perché è una maniera di fare uno dei più bei regali di fine anno. Detto questo, il mercato quindi tiene. Io dico che il merito non è di noi che siamo addetti ai lavori o di come abbiamo lavorato. Il merito è di un paese in cui ci sono persone, ci sono insegnanti, ci sono addetti ai lavori che da anni lavorano proprio per portare a livello di società questa crescita. È la crescita del paese, una sorta di consapevolezza lenta ma continua, per cui il libro per ragazzi ha una funzione importantissima nella formazione di una persona. E quindi questo trend, che è un trend che sta sempre di più entrando nel suo strato, dà i suoi effetti, quindi il merito è di tutta quella fetta della popolazione italiana, di quella fetta di coppie, di genitori che continuano e che tra l'altro hanno trovato nel libro, in tutte le sue forme, una maniera per passare anche il tempo con i figli, con i nipoti in casa, ha trovato il tempo di occupare le giornate, chiusi spesso in pochi metri quadrati degli appartamenti, e anche, come abbiamo visto noi di Salani, che abbiamo avuto la fortuna di partecipare alla creazione dell'oggetto libro, ma anche a tutto l'operazione del
legata alle illustrazioni dell'Ikabok di J.K. Rowling, che è uscito questa settimana, abbiamo visto che cosa ha rappresentato anche per le famiglie italiane il fatto di poter parlare di un libro, avere dei capitoli che in questo caso sono stati messi online e tolti, e poi e quindi questa grande pensiero che è in qualche modo anche attraverso di noi è passato alle famiglie, proprio per occupare questo tempo che è un tempo speciale, ed è e sarà sicuramente anche dai numeri che arrivano in questo periodo nei prossimi mesi e sicuramente per questo Natale. Quindi è un libro come veramente un seme di speranza in tutto, quando intorno abbiamo tanti problemi grossissimi di salute, prima di tutto, e di economia del paese. A voi, grazie. Grazie, amare grazie. In effetti la sua è una testimonianza importante su come il libro, l'ha detto nelle sue ultime battute, sia questo seme capace di far germogliare una speranza. Il libro è davvero un oggetto che è fortemente sostenibile, quindi ci dà la forza per sostenere anche questo momento difficile. La fantasia aiuta, soprattutto aiuta grazie alla trasmissione delle piccole generazioni che poi alla fine coinvolgono anche i più grandi. E con questo rapporto tra piccoli e grandi passiamo a Roberto Piumini, uno degli autori più amati dai piccoli lettori e non solo. Nel libro La fabbrica della fantasia, Cecilia Siringo ha dedicato un saggio alla sua poesia bambina. E in effetti alla poesia lui dedica molto tempo, molti testi. È dal 78 che pubblica un numero, potremmo dire, infinito di libri di fiabe, storie, racconti, romanzi, poemi, testi teatrali, programmi televisivi, pensiamo all'Albero Azzurro, ma frequenta, dicevo, in particolare la poesia e scrive per bambini e bambine, ma anche per gli adulti in poesia, oltre che di narrativa tradizionale. Traduce tra l'altro poi autori classici come Shakespeare, come John Milton. Ecco, a lui chiedo quanto sia importante la narrazione attraverso i versi e se ci può fare qualche esempio. Narrazione attraverso i versi e poesia narrativa. Io credo molto nella poesia narrativa, non per una questione di repertorio, di ricchezza di repertorio, ma perché la poesia narrativa mette insieme l'esperienza estetica, l'esperienza dell'attesa, della sorpresa, a una dimensione orale, di tempo, di ritmo, di C'era una volta, mette insieme la fruizione della poesia come momento di sogno, momento di altrove, momento di estasi, e quella pratica che è legata ai ritmi del corpo, del sangue, alle pulsazioni, alla dimensione orale della danza, della compagnia. Chiedo scusa, purtroppo, come dicevo all'organizzazione, in questo periodo io ho un problema di salute, di ipertensione, che mi crea in questo momento in preciso un problema, una difficoltà a comunicare. Chiederei 5 minuti di pausa. Sì, allora lasciamo un attimo. Chiedo veramente scusa. No, va bene, tutto ci sta. E proviamo, ringraziando Roberto Piumini, e poi lo riprenderemo, lo risentiremo più tardi. Proviamo allora a entrare nei capitoli del libro, e quindi coinvolgo anche alcuni degli stessi autori. Ecco, una prima sezione dedicata al laboratorio dell'autore. E troviamo Sepulveda, l'ho citato prima, troviamo lo stesso Piumini in due saggi, e poi arriviamo per esempio a Elisabetta Agnone, autrice di bestseller notevoli. È uscito di recente una sua nuova puntata. Ecco, di lei tratta Francesca Giacobino, alla quale passo la parola. Buongiorno a tutti. Sì, appunto, io ho scelto di trattare, diciamo, la saga di Elisabetta Agnone per vari motivi. Innanzitutto perché era una sua accanitissima lettrice fin da piccola, con Witch,
perché appunto anche intervistandola poi ho avuto modo di capire quanto il suo apprendistato comunque in Disney abbia, diciamo, dato la possibilità a questa autrice di mettersi nei panni dei bambini per la creazione delle storie. Ha scoperto appunto questa autrice lavorando nel corso degli anni che partendo appunto dai più piccoli e non partendo dall'alto si riesce ad arrivare a loro con più facilità e con più efficacia. Io diciamo appunto rappresento un po' la prima parte di questo libro che parla generalmente del laboratorio dell'autore ed è volto di fatto a indagare i retroscena che soggiacciono alla creazione di storie dei personaggi. Quindi a cercare di capire perché un autore scelga un genere piuttosto che un altro per arrivare ai più piccoli o quali argomenti diciamo decide di trattare per arrivare maggiormente a loro. Elisabetta Agnone ad esempio ha scelto come argomento fondamentale dei suoi romanzi la natura. La natura trasuda nelle sue pagine ed è diciamo un tema fondamentale in questo momento nel mondo e appunto nei suoi libri. Lo è anche nelle illustrazioni, dietro alle quali c'è un lavoro gigantesco da parte dell'autrice che per un'estate intera ha ritagliato diciamo baie, laghi, ponti, ambientazioni da riviste di National Geographic per poi metterle insieme in vere e proprie illustrazioni. Inoltre questa autrice mi ha colpito molto anche per gli argomenti che riesce a trattare nei suoi romanzi, perché non ci sono solamente appunto argomenti lievi, felici, come possono essere gli amori, le amicizie di queste due protagoniste che sono Vaniglia e Pervinca, ma ci sono anche argomenti come la scomparsa di persone care o appunto tradimenti o cose del genere. Che però di cui si riesce a parlare ai bambini anche di questo e questa autrice lo sa fare perché bisogna appunto come lei stessa dice scegliere le parole adatte a non disturbare la loro sensibilità e per ogni argomento della vita appunto scegliere cosa di quell'argomento si vuole trattare, l'emozione, il sentimento e, appunto, sono stata molto, davvero molto contenta di intervistarla e ringrazio appunto il Master per questa possibilità che ci ha dato di fare queste bellissime esperienze e niente, vi passo di nuovo la parola. Grazie mille. Grazie, grazie Francesca. La seconda sezione del libro, dopo gli autori, è dedicata agli illustratori, quindi la parola alle immagini. Così si intitola questa sezione. Allora troviamo, l'ha già citato Maria Grazia Mazzitelli, Quentin Blake, Roald Dahl, ne scrive Jacopo Senni, trovando anche lettere inedite in Inghilterra, e poi passiamo al dio dei manga, Tezuka, con una riflessione sul fumetto giapponese in Italia di Valeria Celiberti, e poi c'è il fenomeno Silent Book, nel saggio di Chiara Casaburi. E invece una terza sezione tratta delle illustrazioni, cioè scusate, delle traduzioni. Si incomincia con la polisemia di Collodi, tradotto in francese, tratta Steven Gori, poi si passa a Rodari al telefono, specie in lingua inglese, ne parla Elisa Bernardi, e poi c'è il titolo Un coniglio corre verso il terzo millennio, che introduce il tema Alice dentro il paradosso infinito delle traduzioni. Se ne occupa Matteo Laverghetta e a lui lascio la parola. Buon pomeriggio. Sì, io mi sono occupato della sezione relativa alle traduzioni. Ho preso in esame la storia delle traduzioni di Alice nel Paese delle Meraviglie in italiano, focalizzandomi in particolare sulla prima traduzione realizzata da Pietro Cola Rossetti e sulle due traduzioni di Aldo Busi del 1988 e del 2019, ripercorrendo anche a grandi linee le caratteristiche principali delle traduzioni più interessanti. Il caso di Alice a questo proposito è emblematico perché mostra in modo eloquente come i confini della letteratura per l'infanzia siano da sempre incerti e mutevoli, in primo luogo perché essa è sempre o quasi opera di adulti e quindi più o meno volontariamente l'innesto di motivi
estranei, quindi incomprensibili o accessibili solo in parte a un pubblico di bambini, ha costituito inevitabilmente l'ossatura di ogni autentico romanzo per l'infanzia. Questo emerge con una chiarezza esemplare proprio in riferimento alla vicenda ricca e articolata delle traduzioni di Alice nel Paese delle Meraviglie, che lascia scorgere appunto sul testo originale l'azione delle circostanze sociali e della mutevolezza storica. Ad esempio, per un bambino degli anni Ottanta, l'allusione alla libertà civile di Alice, intesa nella sua trasposizione fantastica come anarchia al contempo immaginativa e linguistica, potrà risultare incomprensibile. Eppure è proprio questa la chiave di lettura proposta da Tommaso Giglio nella sua traduzione del 1950. Del resto, in pieno dopoguerra, sembra quasi inevitabile sottolineare l'aspetto di satira sociale dell'opera, in particolare di alcuni brani. E allo stesso modo, un piccolo lettore contemporaneo proverebbe la stessa perplessità di fronte agli interventi moraleggianti della traduzione di Emma Cagli. La sua versione edulcorata del 1908 sembrerebbe fraintendere o addirittura infrangere deliberatamente lo spirito di parodia di Alice, la cui lettura in lingua originale mostra una irriverente avversione polemica da parte di Carroll verso gli intenti didascalici della letteratura a lui coeva. Quindi in generale è difficile immaginare per un classico soluzioni più eterogenee nella traduzione. Ad esempio la traduzione di Benzi, realizzata durante il fascismo, con un certo impoverimento delle peculiarità originali dell'opera, che riflette una certa temperie storica, ad esempio con l'innesto di una scena retorica addirittura assente nell'originale, in cui Alice viene immaginata dalla sorella come una madre circondata dai suoi figli, fino alla versione di Masolino d'Amico, divenuta ormai classica, sia per l'elevata qualità che per l'interesse esegetico. Si tratta infatti della prima edizione italiana a contenere l'apparato critico elaborato da Martin Gardner. Quindi le oltre 50 traduzioni di Alice offrono una visione complessiva di tale varietà da rendere il suo caso emblematico e mostrano come appunto nelle traduzioni dei romanzi per bambini, indipendentemente dalla loro qualità, la deferenza filologica è sempre inefficace e anzi impossibile a rigore. E quindi il fatto che Alice, nell'ultima brillante traduzione di Aldo Busi, parli di populismo o influencer, sembra perfettamente naturale. E i rischi possibili di una disinvoltura eccessiva si integrano invece nell'ordine delle cose con una facilità inaspettata. E tutto ciò emerge con particolare evidenza proprio quando le regole di un genere letterario, intrinsecamente labili, si dissolvono mostrando la loro inconsistenza costitutiva ma feconda. In questi contesti sono questi contesti ad esigere una inventiva almeno analoga all'originale, e occorre far fronte in queste fasi transitorie alla dissoluzione dei canoni consolidati. Negli anni Ottanta, ad esempio, gran parte degli interessi ludici dell'infanzia riflette i contenuti dei programmi televisivi. E in questo senso il successo della prima traduzione di Aldo Busi del 1988, a cui ha fatto seguito una versione nel 2019, come dicevo, si spiega certo con l'efficacia delle soluzioni e in secondo luogo con la notorietà dell'autore, ma anche e in misura niente affatto irrilevante con il riferimento ad un universo, quale quello televisivo, familiare sia agli adulti che ai bambini. E la sua geniale disinvoltura stilistica gli permette di eludere alcune insidie contenute in un mezzo di espressione tendenzialmente piatto, quale la televisione. Quindi, nella traduzione del 1988, ad esempio, il buon papà motteggia, chiamandolo Mike, un figlio troppo petulante e insistente nelle sue richieste, al punto da riecheggiare la bordata di domande tipica dei quiz televisivi. E se nella prima traduzione la duchessa cantava Dada Oompa delle gemelle Kessler, citazione che pur riferita al 1961 si colloca in una scia di successo che perdurava all'epoca della traduzione e perdura tuttora, nel 2019 è inevitabile smarrirsi in un paese delle meraviglie popolato da MasterChef, hashtag o populisti. La prima traduzione
realizzata da Pietro Cola Rossetti dal canto suo, curata sotto la supervisione dello stesso Lewis Carroll, si rivela tuttavia un insuccesso. Le complessità stilistiche del testo ne rendono ragione solo in parte, giacché le cause del fallimento vanno individuate piuttosto nell'incapacità strutturale da parte del contesto culturale italiano di sostenere la ricezione dell'opera. Quindi, inverso e speculare rispetto al successo della versione di Busi, il fallimento delle fatiche di Pietro Cola Rossetti riflette la mancata coscienza nel contesto culturale italiano di un genere destinato specificatamente ai bambini. E quindi la sua sostanziale sovrapposizione con l'ambito della letteratura popolare che era più esteso ed eterogeneo. E quindi la situazione degli anni Ottanta, apparentemente così diversa, è almeno in parte un'emanazione di tutto questo. Quindi se questa ambivalenza viene sciolta da Busi attraverso il ricorso, tra l'altro, all'universo televisivo, Pietro Cola Rossetti, affannosamente ma non senza un certo ingegno, attinse dove poté, cioè nelle romanze, nelle antologie scolastiche, persino nelle sue vicende di patriota risorgimentale, che probabilmente i bambini conoscevano, ma a cui erano sostanzialmente indifferenti. Quindi il successo e l'accessibilità della versione di Busi, si contrappongono alla limitata circolazione della versione di Pietro Cola Rossetti, tuttavia in ragione di un principio comune. E in ogni caso si fa strada a una possibilità paradossale, e cioè che un'opera in lingua originale è destinata almeno in parte a invecchiare, mentre le traduzioni sarebbero in grado di garantire una maggiore libertà ed efficacia, rappresentando persino un vantaggio per i lettori. Concludo così. Grazie. Grazie, grazie. Beh, certo, il dibattito è aperto e sicuramente la traduzione di Alice da parte di Busi è, come ha detto giustamente Matteo, molto disinvolta, aggiornata di anno in anno. Intanto siamo a metà di questo libro che, lo ricordo, ve lo faccio anche mostro, è molto, molto illustrato, quindi giustamente l'editoria per ragazzi ha bisogno anche del supporto dell'immagine, questo libro riesce a testimoniare molto anche questo. Un'altra sezione tratta dei generi, si legge generi a misura di bambino, dall'arte a cura di Giulia Lombardo alla divulgazione scientifica nel saggio di Emma Bernardi, fino a Piccoli Brividi, la serie più venduta al mondo, studiata da Pietro Utili. La successiva sezione del libro, intitolata La scrivania dell'editore, tratta di una figura splendida come Donatella Zigliotto, tratteggiata da Caterina Ceriani, dei buchi con il libro intorno della Coccinella, questa rivoluzione cartotecnica analizzata da Giulia Pellegatta, fino al successo del Diario di una schiappa dal punto di vista del Castoro, della casa editrice italiana. Ne tratta Francesca Liperta, alla quale lascio la parola. Salve a tutti, il mio saggio, appunto, come abbiamo appena detto, si concentra sull'analisi del fenomeno di Diario di una schiappa. In realtà quello che mi ha sorpreso di più nel lavoro che ho svolto è stato proprio comprendere il percorso che Diario di una schiappa ha dovuto intraprendere per diventare il successo che noi oggi diamo quasi per scontato. Ormai siamo a infatti 14 libri che narrano le avventure di Greg, l'ultimo è uscito proprio il 2 novembre. Ha quattro trasposizioni cinematografiche, ha una trasposizione teatrale, addirittura ha l'ipotesi di trarne una serie TV per la piattaforma Disney Plus. Tutto questo farebbe pensare, insomma, che Greg ha fin da subito incontrato il favore del pubblico, ma analizzando invece il materiale che mi è stato fornito dalla casa editrice Il Castoro, che è la casa editrice che ha portato Geoff Kinney in Italia, ho potuto comprendere tramite le parole di Renata Gorgani che il destino di Greg inizialmente non è stato così, così semplice. Infatti, la proposta di Geoff Kinney era la proposta di un protagonista forse molto lontano da quello che gli adulti vogliono immaginare per i loro figli. Quindi protagonisti speciali, protagonisti destinati a grandi cose, come l'emblematico Harry Potter. Il bambino che fin dagli 11 anni è predestinato a grandi avventure e a imprese fuori dal comune. Greg è la totale antitesi di tutto questo. Greg è un ragazzino di 11 anni che rivendica il proprio diritto alla normalità e lo fa in una forma che tenta di abbattere qualsiasi tipo di distanza tra il narratore e il suo lettore.
La figura di Ginny sparisce praticamente in Diario di una schiappa, lascia tutto in mano a Greg, che riesce a parlare al suo target di riferimento, che sono i ragazzini tra gli 11 e i 13 anni, con un linguaggio molto semplice, a loro familiare, ma anche con una forma riconoscibile, quella appunto del diario, che è tale anche graficamente, perché il Diario di una schiappa, appunto, le pagine che ricalcano le pagine di un quaderno, una calligrafia molto simile a quella realistica di un ragazzino, e al tempo stesso un elemento cruciale che ha portato Renata Gorgani a scegliere di lanciarsi in questa sfida nel 2008, quando Diario di una schiappa non era ancora il grande successo che è diventato poi, ovvero l'elemento dell'illustrazione che entra nella narrazione. Quindi le vignette di cui Greg è protagonista sono parte della storia, non sono un elemento accessorio. Questa modalità in cui il prodotto viene proposto sembrava utile anche a parlare a quei lettori che non erano ancora tanto convinti di avvicinarsi al libro, lettori ancora un po' incerti, lettori spaventati da una pagina che poteva essere composta soltanto di parole. Diario di una schiappa invece ha pagine più ariose, più diciamo familiari per un lettore ancora un po' insicuro. Pagine che parlano della normalità di Greg, del suo diritto di vivere i suoi 11 anni e di non fare in questo niente di speciale, diciamo, di non porsi neanche il problema di avere dei grandi talenti. Greg è semplicemente Greg e riesce a diciamo portare la sua storia su piattaforme diverse, come detto all'inizio, in generi diversi, tant'è che uno degli ultimi libri porta Diario di una schiappa nel mondo del fantasy, e anche a agganciare i ragazzini tra gli 11 e i 13 anni delle sempre nuove generazioni, ma al tempo stesso di lasciare nei ragazzi che invece crescono un sentimento di nostalgia, di malinconia, di affetto verso Greg, che li porta a rimanere legati a questa saga. Inoltre il Diario di una schiappa è stato più volte definito dagli adulti, quegli stessi adulti che inizialmente non erano molto convinti di proporre questo testo ai loro alunni, ai loro figli, come uno spioncino, una sorta di buco della serratura che poteva permettere agli adulti di comprendere il mondo dei ragazzi, senza invadere la loro privacy, quindi senza leggere i diari veri dei loro figli, ma leggendo appunto i diari di una schiappa. La cosa che più mi ha colpito è stata una delle affermazioni di Renata Gorgani, che appunto dopo un'iniziale reticenza da parte di librai, di insegnanti e genitori nel proporre questo libro ai loro figli, è stata invece contattata dai padri di alcuni di questi figli, che si sono stupiti leggendo la storia di Greg nel riconoscersi in questo ragazzino così normale e così semplice, e che quindi hanno in quel momento capito che era una narrazione in grado di parlare ai loro figli, forse una narrazione che al tempo anche loro avrebbero apprezzato. Ed è questa la forza di Diario di una schiappa, ed è questa l'idea anche del suo autore, di Jeff Kinney, l'idea di un protagonista, Greg, che è trasversale perché in realtà rimane sempre se stesso e che quindi lo immagina tra 5 e 10 anni esattamente uguale a com'è ora, quindi che continuerà ad essere nel tempo la solita schiappa. Con questo ho concluso, vi ringrazio. Grazie Francesca, e arriviamo alle ultime due sezioni del volume, che si occupano dei libri oltre la carta e del viaggio finale sino al lettore, perché poi tutto è per il lettore. Ecco, in quest'ultima parte c'è il caso, per esempio, del Battello a Vapore, nel testo di Sofia Carcereri. Si parla delle librerie come zona di confine, in questo momento un punto davvero importante e critico della filiera, nel capitolo scritto da Giacomo Rebecchi, e poi si parla anche di cantastorie che tra piazze, biblioteche e librerie girano a proporre ad alta voce i testi. E c'è qui una serie di ci sono una serie di testimonianze raccolte da Enrico Ferratini. Nella sezione precedente, quindi quelli i libri oltre la carta, troviamo le fiabe sonore, ne tratta Marzia Amendolea, le storie della buonanotte per bambine ribelli con Laura Volpi, e infine il rapporto tra film e libri, però un rapporto particolare, non la solita trasposizione, ma il fenomeno tie-in di cui tratta Anna Bagliano, e volentieri le lascio la parola. Sì, esatto, infatti ho intitolato il capitolo Era più bello il libro, proprio perché si parla di libri tie-in, ovvero di libri, cioè
si parte dal film e alla fine si ritorna sempre al libro. Quindi è un po' il dire, vabbè, alla fine era davvero forse meglio il libro. E per Harry Potter e Disney, cioè, mi sono sembrati i casi migliori parlando di editoria per ragazzi. E insomma, scusate, Harry Potter, per esempio, ha avuto tantissimi, ha avuto un successo mondiale, lo sappiamo, e è un'unica grande storia, un unico grande universo. Quindi i libri tie-in vanno ad ampliare semplicemente il mezzo con cui uno usufruisce di questo grande universo. E quello che si vede al cinema è stato trasportato su carta in una maniera ancora ulteriormente diversa da quella originaria della Rowling. Quindi si hanno per esempio i libri pop-up in cui, non so, si vede, si apre il libro e si crea Hogwarts davanti a te, oppure anche semplicemente servono per approfondire l'universo di Harry Potter tramite delle guide su vari aspetti, incantesimi, luoghi o gli animali fantastici. Mentre invece per Disney si parla di è un po' diverso perché ci sono più storie e ci sono più universi. E ogni universo e ogni storia ha dei suoi libri. E principalmente Disney si concentrava sulle storie spin-off, quindi su avventure di personaggi secondari, approfondendo più i personaggi che l'universo che circonda l'intera storia, avendone così tanti da cui attingere, non è sicuramente facile. E entrambe però hanno, come dire, espanso ancora di più il loro impatto sui ragazzi e sui bambini. Soprattutto Disney, che come per la produzione cinematografica ha come target principale bambini e famiglie, mentre Harry Potter diciamo che ha un target molto più ampio perché si basa genericamente sul fan di Harry Potter, della saga, che sia cinematografica o letteraria. E con questo saggio ho cercato di andare un po' nel dietro le quinte di come vengono fatti questi libri, perché non sono romanzi, non sono storie, o comunque se lo sono davvero brevi e molto semplificate per i bambini. E allora ho cercato di capire, anche grazie, come aveva già anticipato il professor Cicala, alla Maria Grazia Mazzitelli e alle altre case editrici che si occupano di pubblicare questi libri, che cosa comportava pubblicare un libro che non sia un romanzo, ma che si ispiri così tanto ha delle storie comunque, che per quanto siano state pensate originariamente su un linguaggio diverso. E sono riuscita un po' a capire come funziona e non vorrei dire di più perché comunque in fondo il libro c'è e se si vuole saperne di più, leggete. Giusto, no, no, giusto, grazie Anna. No, no, è giusto anche perché poi questo fenomeno tie-in è particolare perché crea quei libri aumentati in qualche maniera che sono ben più di uno spin-off e ben più di una trasposizione, insomma. Però il succo di questa fabbrica della fantasia poi è quella magia della fantasia che è quella che poi ci dà la poesia dell'infanzia. E allora torniamo alla poesia bambina di Roberto Piumini e lascerei a lui la parola. Sì, innanzitutto mi scuso per l'interruzione precedente. Cercherò di essere molto succinto. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento ai ragazzi che hanno parlato e l'impegno per la grinta teoretica ed empatica che c'è sotto. E per quanto mi riguarda, vorrei dire una cosa. Io, da un punto di vista editoriale, sono un caso abbastanza presente, cioè ho fatto parecchi libri. Ma quello che credo che sia più importante, che sia altrettanto importante di questa presenza nei libri di autore di parole, è stato anche quello di portare fuori l'esperienza della scrittura, quindi in qualche modo uscire dall'editoria e far vivere attraverso teatro anche gestito, recitato da me o con colleghi o con musicisti, o
Ancora in modo più approfondito, cito un'esperienza di cui Roberto Cicala è a conoscenza perché è l'editore della parte editoriale di una di queste esperienze, nell'andare a costruire parola poetica, fabbricare parola poetica, come direste voi, e quindi fabbricare fantasia nei luoghi, in situazioni, su territori, pescando, arricchendomi, nutrendomi di memorie, di esperienze e di ricerche locali, e però moltiplicandole con la macchina poetica che mi compete. Un tipo di presenza autoriale veramente molto diversa da quella tradizionale dell'autore che comunque, sì, a parte qualche piccolo incontro con i suoi lettori, se ne sta sostanzialmente a casa sua a sviluppare i suoi fantasmi e a divertirsi con il suo linguaggio. Credo che sia interessante anche perché si occupa di libri, di carta scritta, e seguire tutte le esperienze che provengano dagli autori, e sarebbe bello che gli autori si cimentassero in questa mediazione poetica, non solo attraverso il libro, ma attraverso la presenza fisica, lo spettacolo, il teatro e ancora di più la scrittura di cose che si facciano condizionare profondamente dai vissuti delle persone. Credo che, stranamente, paradossalmente, una nuova attenzione per il libro, una nuova attenzione anche, ecco, di consumazione del libro, di utilizzo del libro, passi attraverso un recupero della parola espressiva a livello personale, un vedere la parola all'opera. E questo produrrà, potrebbe, bisogna tentare di far produrre una popolazione di persone, bambini naturalmente, perché gli adulti in qualche modo il treno l'hanno già preso o perso, bambini che conoscano il valore delle parole, il valore della parola espressiva e il piacere della parola espressiva. Perché qualcuno gliel'ha mostrata in atto davanti, dopodiché diventeranno cercatori di parola espressiva, consumatori di libri e compratori di appunto cose editoriali. Chiedo scusa per la confusione di questo intervento, ma spero che Roberto Cicala, che è un filosofo dell'argomento, ne sappia cavare qualcosa di utile. Approfitto, scusandomi ancora per gli inconvenienti della situazione, per salutarvi tutti quanti. Se poi qualcuno volesse chiedermi il perché di queste strane asseverazioni, rimango qui in trincea. No, grazie Roberto, anzi la suggestione è davvero forte, ma sarebbe bello anche ascoltare qualche, insomma, la parola in atto, per cui adesso chiedo eventualmente se Maria Grazia Mazzitelli vuol fare un altro passaggio, vuole testimoniarci un'altra cosa che è emersa da questi interventi, e poi per rilasciare, prima di una conclusione, lasciare la parola a Roberto Piumini per una lettura, una breve lettura di qualcosa di suo che ci faccia capire questa sua poesia bambina, ci faccia ascoltare, la conosciamo già, la capiamo, ma sarebbe bello anche ascoltarla. Non so se Maria Grazia vuole intervenire, altrimenti lascerei, no, sta andando a cercare, probabilmente allora, Roberto sta andando a cercare, lascio la parola a Maria Grazia. Io ripeto, non so da come è possibile che con le persone che sento parlare e che hanno lavorato a questo libro e quindi hanno partecipato al master abbiano davvero, se l'avessero prima o se l'hanno acquisita in questi mesi di lavoro. Ma io trovo che ci sia una maturità e un dominio sull'argomento che mi colpisce abbastanza. Devo dire che è come sempre di più se questo mondo di giovani che cercano e che sono sulla soglia della vita lavorativa è come se si dividesse sempre più marcatamente in due parti. Cioè quelli che sono davvero lontani da tutto e vivono una loro vita e quelli invece che sono impegnatissimi e che con lo studio e con l'approfondimento dominano gli argomenti e quindi parlano con una bravura e con una
attenzione ai particolari e una sapienza sul totale. Ecco, ritrovo questo, cioè tutti gli interventi per me che hanno fatto i ragazzi adesso, questi, Matteo, Anna e gli altri, sono davvero da convegno di editoria per addetti ai lavori. Ecco, direi che non ho altro da dire. Grazie. Anzi, sapete che cosa c'è di molto bello? C'è proprio questo fatto di questa freschezza di chi entra in un mondo nuovo, che forse anch'io quando oramai parlo non ho più, non lo so, cioè c'è quella cosa che siamo un po' arrivati a un punto per cui forse ci ripetiamo noi, mentre questa freschezza e questa capacità di fare dei collegamenti, magnifica. Quanto è vero quello che dici, è proprio così. Tra l'altro hanno scelto loro il titolo. La cosa bella di questi quaderni del master è che la scelta dell'argomento a inizio corso viene fatta da loro attraverso una loro indagine, poi votata, e quindi in maniera molto democratica e molto da lavoro di equipe, da lavoro di laboratorio, vanno alla ricerca, si informano, e devo dire che questo periodo di lockdown, con tutte le difficoltà, per loro è stato un momento in cui quasi da zero sono riusciti ad arrivare, grazie a questa freschezza, a questa passione, alla scoperta anche di come si possono fare ricerche online fatte bene, non solo superficiali, si possa arrivare ad acquisire e mantenere un entusiasmo su queste sì, cose. Ecco, naturalmente il libro viene fuori come libro con interventi, e capisco che dietro c'è un grande lavoro anche di squadra, anche se quest'anno immagino che si sia potuto fare solo virtualmente, però ci tengo moltissimo a sottolineare che l'editoria è un lavoro di squadra. Questo è fondamentale, perché una casa editrice è fatta da un gruppo di persone. Quest'anno messa a dura prova, però anche nella chiusura e dalle nostre case noi facevamo riunioni in continuazione, purtroppo in questo modo, ma le facevamo. Certo. No, poi tra l'altro l'hanno scritto e l'hanno impaginato loro, imparando a utilizzare i vari programmi, l'hanno corretto, imparando a usare i simboli e la correzione. Insomma, è proprio una cosa, un prodotto che ha un significato molto molto particolare ed è importante. E allora ascoltiamo in azione la parola bambina di Roberto Piumini. Una gallina fece un sogno. Ma com'è fatto un sogno di gallina? È bianco, tondo, rigido, non proprio tondo, tondo ma allungato. Appena l'ebbe fatto glielo presero. Volevano lessarlo, farlo fritto, seppellirlo in un mucchio di farina. Lo volevano sbattere, affettare, quel sogno di gallina. Ma chi l'aveva preso inciampò. Il sogno cadde e infranto si spappolò, disteso sulla soglia della cucina. Ah, com'è fragile un sogno di gallina. Grazie a Roberto, grazie alla sua poesia, e credo a questo punto abbiamo compreso come in queste pagine nate dal master in editoria di Pavia, del Collegio Santa Caterina, in queste pagine emerge non semplicemente una fotografia, l'ha detto anche Maria Grazia Mazzitelli, non semplicemente qualcosa di già sentito, ma proprio una radiografia da dietro le quinte, lo dicevamo all'inizio, di una situazione che non può restare tale e che si sta evolvendo secondo le linee dei casi messi in evidenza. Un settore editoriale che deve continuare ad aumentare il proprio catalogo, ma trovando maggiore qualità, selezionando, trovando anche una nuova vita nel digitale in questo momento, continuando naturalmente ad acquisire titoli all'estero, ma anche
provando a esportarlo, insomma, riuscendo anche a venderne, perché comunque alla fine tutto si regge nel momento in cui c'è la cultura, ma la cultura deve essere anche supportata dalla vendita dei libri, perché l'editoria è anche comunque un fatto sì culturale, ma deve essere anche un fatto che si regge e che è sostenibile economicamente. Allora bisogna continuare a dare ragione al mago delle parole, a Rodari, che abbiamo citato all'inizio, con cui possiamo chiudere. Rodari amava dire: con la mia libreria, con i miei libri, io sono sempre in buona compagnia. Ma in un'altra filastrocca soprattutto diceva: abbiamo parole per vendere. E questo un po' si può legare ai mestieri della filiera lunga editoriale. Abbiamo parole per vendere, parole per comprare, parole per fare parole. Ma andiamo a cercare insieme le parole per amare. Ecco, poi alla fine credo che tutto il lavoro debba arrivare a questo: andiamo a cercare insieme le parole per amare. Credo che anche il libro La fabbrica della fantasia voglia arrivare a questo, ed è una grande iniezione di entusiasmo dei giovani, un'iniezione di umanità, e con questo possiamo chiudere l'incontro e ringrazio tutti. Buon pomeriggio.